Bella, sono sempre Elena di Elena Tionelty, Life Coach, sollievo per donne con vulvodini e altri tipi di dolore pelvico, fibromialgia, stress management per creare davvero la vita dei nostri sogni. La verità nel disintegrare, dissolvere sintomi stress e dolore è che gli esperti, qualunque sia il loro campo di pertinenza, compresi i coach ovviamente, possono assolutamente darti preziosissimi input. Però io sono qua per ribadire per l'ennesima volta, anche in questa nuova videopillola. By the way, sei nuova soprattutto, se ancora non l'hai fatto, prima di entrare nel tema, nel vivo del tema di questo video, iscriviti al canale, metti un bel like a questo video, attivati la campanella delle notifiche per restare aggiornata con ogni nuovo caricamento. Voglio dire, i medicamenti, farmaci, altre procedure, la chirurgia. Riconosco tutte le modalità che vengono proposte per trattare la vulvodinia di qualunque natura. E, non lo so, blocco dei nervi, la dieta specifica, determinati esercizi, persino la meditazione, la mindfulness e altre pratiche cosiddette spirituali. Sbanco. Tutte queste belle cose fantastiche in per se stesse, e i tool, i MindBody tool, il mio metodo, il metodo XYZ, whatever. Hey, non sono queste le reali chiavi per ottenere una salute radiosa, una salute pelvica radiosa, una salute complessiva radiosa. La verità è che tutte queste cose messe insieme sono assolutamente nulla in confronto all'impatto che il prenderti cura di te, l'avere uno scopo nella vita, avere una passione per quello che fai e coltivare il piacere hanno sul tuo sistema. Sul sistema nervoso, sul tuo corpo, sulle connessioni neurali, sul corretto dosaggio ormonale degli ormoni dentro il nostro corpo, sui livelli di normotono muscolare, sulla tensione muscolare, sul corretto afflusso di glucosio, ossigeno e altri nutrienti alle nostre cellule, comprese le cellule nervose, il corretto fluire dei fluidi di nutrimento e di scarto metabolico dalle cellule, il corretto fluire del flusso linfatico, da cui appunto metto di vodere e tantissimi altri, il corretto assorbimento dei nutrienti, l'assimilazione, il benessere emozionale complessivo. Tutte queste cose sono direttamente e completamente influenzate da queste tre componenti che ti ho appena citato. E probabilmente le ho dette in modo talmente veloce che non te ne sei nemmeno accorta. Provare passione per quello che fai. Avere uno scopo nella vita, una visione e coltivare il piacere per te stessa, perché tu sei l'unica fonte e origine di tutto nella tua esperienza complessiva di vita. Tutto il resto attorno a te è uno specchio concavo. Per chi è una cultrice del quantum jumping, pensiamo al toroide,
elettromagnetico che avvolge il nostro corpo, che ti dà l'idea di che cosa significa schermo tridimensionale olografico della realtà o campo morfogenetico di creazione, da dentro a fuori. L'unica cosa su cui hai bisogno di continuare a focalizzarti è quello che vuoi. Dov'è il tuo focus in questo momento? Che cosa sta facendo la tua mente? Quali pensieri stanno attraversando lo schermo, il cinema della tua mente? Dove sei focalizzata? Perché stai guardando questo video? Sia che tu sia nuova, sia che tu sia un habitué, sia che tu abbia lavorato con me o meno, sia che tu abbia fatto un percorso multimodale o meno. L'unica cosa importante è il nostro focus, dove va la nostra attenzione, energia. È questo che porta vita a ciò su cui stiamo concentrando la nostra attenzione. È vecchio come il cucco e risaputo che se io continuo a fissarmi su una cosa, l'amplifico. Perciò traiamo a nostro vantaggio questo semplice meccanismo e direzioniamo la nostra attenzione, energia, focus, illuminiamo quella parte della realtà che vogliamo sperimentare e vivere in 3D. It's easy. Che cosa ti dà piacere? Cosa ti piace fare? Che visione hai per la tua vita? Se avessi già ottenuto quello per cui sei qui oggi, che pensieri avresti? Che cosa staresti facendo anziché guardare questo video? Dove saresti? Con chi? Nel box informazioni esiste una playlist dedicata di 5 appuntamenti che ho creato per darti un input fondamentale per aiutarti a disinnescare stress da loro e creare davvero la vita che vuoi. Il primissimo step è creare una propria health vision map, una propria mappa della visione della salute, ok? Stai vivendo la vita che volevi da sempre vivere? Precedentemente allo scoppio della vulvodinia o di quello che è, la stavi vivendo? In che stato ti trovavi? La tua vita è satura di passione e di vitalità, di energia? Ti piacciono le tue giornate? Ti piace fare quello che fai? Trovi ancora scopo ed entusiasmo, amore e entusiasmo per la vita nelle tue giornate? Qualsiasi cosa accada là fuori, sei più focalizzata su quello che è già avvenuto là fuori nella 3D cosiddetta, nello schermo della realtà, che è il passato di quello che abbiamo pensato e immaginato prima, o sei focalizzata invece nell'immaginazione e stai guardando cose che vuoi vivere, stai proiettando cosa? Ricordati, qualsiasi esperienza che noi abbiamo, prima l'abbiamo qui dentro e poi la vediamo riflessa fuori. Ogni credenza, ogni assunto, ogni cosa che noi pensiamo in un certo determinato modo, come si comporterà quella persona con me? I miei valori, cosa penso di me stessa, degli altri, del mondo, del tempo. Partiamo sempre dalla matrice del sé in neurosemantica. Neville Goddard la chiama self-concept. Hai un set di idee che hai su te stessa, che hai costruito man mano che sei nata e cresciuta, eccetera. Ci sono dei motivatori che parlano di regole, e se vuoi possiamo chiamarle tali. Regole e super regole. Poi c'è la regola, quella più alta di tutte, che governa tutte quelle sotto. Il super assunto. La super cazzola, potrebbe dire qualcuno. Super cazzola se è un qualcosa che ti toglie potere. Se una regola ti dà potere, tienila per te stessa e per la tua realtà. Se la regola ti toglie potere, il suo opposto è into the trash, nel cestino. Questo è un cestino vecchissimo. Esisteva da prima che io mi ammalassi di vulvodinia nel 2001, questo l'ho portato da non so quanti trasloca che ha fatto. Anyway, qualsiasi regola che ti toglie potere
il suo posto lì dentro, into the trash, nel cestino, o se vuoi nel WC, poi tira forte la catena. Tanto la mente continuerà a tirarti robe. Perfetto. Utilizzi ogni volta che ti tira una supercazzola o una psicorotroballa, fum! Utilizzi quella stessa energia di rilancio per rilanciare la tua verità, la tua regola. E il tuo corpo risponde sempre perché gli comunichi: sono al sicuro ora, sono in controllo, faccio questo gesto perché è un gesto che appartiene all'EFT, il tapping, non so se lo conosci, io non lo uso. Mi capita veramente rarissimamente ogni tanto di usare il picchiettamento, ma è il gesto finale che si fa dopo una sequenza di tapping per quando si è sconvolti in preda a un attacco di P o di A, iperansia, eccetera, perché ancora dà un segnale di It's okay now, sono al sicuro adesso, il pericolo è cessato, ma posso rilassare ora. Può essere questo gesto, può essere ancorare qualsiasi altro gesto che per te significhi. Grounding è un gesto di radicamento e radicamento, ne ho parlato milioni e milioni di volte, è una componente essenziale di quello che facciamo qui. Stai comunicando il comando, sono in controllo, sono al sicuro, perché la verità è questa. I nostri atti immaginali, le nostre azioni, le nostre karman, in italiano è tradotto karma, sono atti immaginali che facciamo qui dentro, manifestano fuori. Le cose non ci accadono addosso, siamo noi che da dentro le proiettiamo fuori e non è questione di colpa. Siamo che noi deficienti che ci tiriamo le cose addosso. No, forgetti di questa interpretazione completamente psicorotoballica e di spiritual bypassing è tossicissima. Assolutamente no. Esistono tutta una serie di possibilità. Noi possiamo scegliere: questa cosa funziona per me, mi nutre, mi piace, mi dà potere, continuare a pensare che XYZ e continuare, 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 e quindi poi quella cosa accade e continua ad accadere perché la mia energia la mantiene in piedi. Allora a quel punto scopro che ho potere, ho la responsabilità, l'abilità di dare una risposta a quello che, su cui mi sono focalizzata fin qui. Gli stacco la spina, letteralmente gli tolgo energia, smetto di focalizzarmi lì e mi focalizzo su quello che mi fa stare bene, quello che voglio sperimentare, più piacere, più benessere, più scopo, più passione per la mia vita, più amore, entusiasmo. Chi se ne frega delle robe schifose? Ok, cosa c'è di buono qui per me? Cosa posso imparare da questa esperienza? E poi ti assicuro, dopo tempo che ti alleni in questa cosa, scopri che veramente le cose, gli togli il potere semplicemente smettendo di focalizzarti lì. E questo vale anche per il dico e dei sintomi. Dov'è il tuo focus? Tutto ciò che hai bisogno di fare è spostare il tuo focus dalla preoccupazione continua sui sintomi. Non sto dicendo di ignorare perché è impossibile ignorare quelle sensazioni così forti. Questa frase l'ho ripetuta milioni e milioni di volte, la ripeto da tantissimi anni. Quindi se sei nuova, per favore, se così scegli, vatti a vedere tutte le playlist e segui Mind Body Coaching TV, iscriviti al canale, segui le risorse, leggi il blog, perché hai sotto le tue dita una miniera d'oro che ti può risparmiare un sacco di bruciore, tempo sprecato della tua vita che non torna e tanti soldi. Queste risorse sono tutte completamente gratuite e non devi spendere neanche un centesimo per impadronirti di questa cosa e manifestarla nel tuo corpo e nella tua vita. Hai delle reazioni istantanee nel tuo corpo, nel sentire le mie parole e nel vedere questo video? Wow! Possono essere mai le mie parole così potenti, avere un potere così forte su di te da creare istantaneamente degli stati fisici nel tuo corpo, sotto forma di cambiamento della respirazione? Cambiamento nella tensione del normo tono muscolare anche lieve, nel manifestare delle reazioni dentro di te, di un tipo, di un altro ancora, possibile?
Lo credi forse al potere delle parole? Immagina che tipo di reazioni, miliardi e miliardi di reazioni, millisecondi avvengono continuamente nel tuo corpo nel momento in cui il tuo corpo sente le parole che ti dici continuamente 24/7 ogni giorno per 365 giorni l'anno. Fai un check con le espressioni verbali che utilizzi, bruciore, silettate, fuoco, lame. Queste parole, nella parte più genuina, in un senso, più antica, quella che lavora per immagini del nostro sistema, queste parole si traducono istantaneamente in immagini e queste immagini vengono riprodotte nel nostro corpo. Per questo motivo è essenziale fare un cambiamento nella dieta linguistica che utilizziamo per parlarci e anche per descrivere le esperienze fisiche e corporee delle sensazioni che stiamo vivendo in quel momento. E questa è una delle tante componenti del mio metodo, ovviamente, e non solo del mio, ovvio. Se non stai sperimentando o indagando o ricercando cosa ti dà piacere, scopo, passione, e se non stai esplorando un cosa mi dà reale piacere fisico regolare nel mio corpo, anche mentre sto nel processo di guarigione da questi sintomi e questo dolore, stai perdendoti un grosso, grosso pezzo. Una grandissima, essenziale tessera del mosaico di guarigione che stai componendo. Lizard mind, la mente di sopravvivenza, la mente critica, spesso e volentieri, a seguito di queste affermazioni, comincia a dire: non ho tempo per queste cose, ho troppo dolore, non ho nemmeno tempo per respirare, ho un sacco di altri casini nella mia vita. Sono troppo carica, sono troppo sopraffatta, sono... Non so nemmeno da dove iniziare, ma di che cosa sta parlando questo qua? Beh, sono qua per dirti che io, con assoluta certezza, dopo aver aiutato migliaia a ottenere sollievo dal dolore pelvico di altro tipo, fibromialgia, diagnosticate tutte e due, le ho avute tutte e due, sono guarita definitivamente da entrambe, più da un sacco di altre magagne. Di nuovo, se non conosci la mia storia, ti invito a conoscerla ora o a rileggerla. Puoi scaricare gratuitamente il mio ebook Kickstarter Benessere, che ti spiega come funziona questo tipo di dolore e come disinnescarlo. È gratuito, ha 77 pagine più un'audio traccia interna per iniziare a creare davvero la vita che vuoi, quindi esplorare il tuo scopo, le tue passioni, cosa ti dà piacere, per cosa vivere, cosa vale la pena di vivere ancora, specialmente in questo periodone di transizione a livello globale in cui il mondo è ancora in uno sfalzo di linee temporali continuo, oserei dire, sempre per utilizzare termini tratti dalla fisica dei quanti. Più stati di realtà sovrapposti contemporaneamente che si confondono gli uni con gli altri. Sono qua per dirti che dopo aver aiutato migliaia in tutti questi anni, perché non è da ieri mattina, sono continuamente sorpresa, piacevolmente sorpresa da quello che mi raccontano le donne. Quanto è potente ed efficace spostare il focus della tua attenzione via da quello su cui è stata fin qui, dolore, sintomi, sofferenza, oppure, e metterla su quello che ti dà gioia. E scoprire come funziona il dolore e che non hai bisogno di avere il terrore dei sintomi, che è quello che li mantiene iperattivati, su basi scientifiche. Questa non sono io a dirlo, ma sono le neuroscienze ed è la mia esperienza personale, quella di migliaia. Peccato che in tanti ambulatori non ti abbiano ancora spiegato tutte queste cose e che si continui con le solite vecchie cose. A dire che è una persona rotta e che ha bisogno di essere gestita. E tra l'altro io non sto parlando nemmeno delle reazioni totalmente normali che anche Wonder Woman e Superman avrebbero,
sperimentando un dolore continuo, una frustrazione che non ti fa nemmeno mettere in condizioni di camminare o metterti un paio di jeans, un collant o un tanga o un perizoma, quello che cavolo è. Non è gestire, è andare alla vera e reale radice della questione. Inoltre, ultimamente ho notato che ho dei colleghi oltremare, in questo caso oltremanica, così circoscriviamo anche l'ambito geografico, ai ai, che vanno a dire che ci sono delle differenze tra un danno funzionale ai tessuti e una mind body syndrome, andando a di nuovo sfasciare tutto quello che il dottor John Elsner ha costruito e su cui si basa tutto questo. All'interno di Kickstarter Benessere, cito dottor Sarno, i suoi lavori e vado a lavorare proprio sulle parti mancanti di quello che lui ha divulgato. Di nuovo lo ripeto, non ha scritto solo libri divulgativi per le masse che magari alcuni cognitivamente parlando non conoscono determinati meccanismi, non importa. Ci sono stati dei paper scientifici rigorosi pubblicati e dopo di lui tutti coloro, medici, e altre figure professionali che si sono formate con lui e ovviamente la ricerca continua perché abbiamo bisogno di un backup scientifico. Questo in Italia ancora non passa, tranne che detto da me. E ti dicevo, ho visto che c'è gente che sta cominciando a dire: no, se è funzionale, allora ti può dare sollievo, ti può dare aiuto, e però non è quello che. Quando invece Sarno ci è andato giù come un martello pneumatico. Forget it! Sarno primariamente si occupava di problemi alla spina dorsale, di ernie del disco, di malallineamenti, di protrusioni discali, di roba che non riguarda i tessuti molli soltanto, o insomma, riguarda la spina dorsale. E benché ci siano tanti detrattori delle sue teorie, quello che conta sono i fatti. Quello che conta è che questa cosa ha funzionato e funziona per milioni di persone nel mondo con qualsivoglia tipo di dolore. Quanti tra voi hanno letto anche solo, non basta neanche leggerlo una volta, hanno riletto almeno un'altra volta il libro di Sarno? Ne ha scritti diversi, due sono stati pubblicati in italiano. Basta The Mind Body Prescription. Vuoi maggiori info? Scarica gratuitamente Kickstarter Benessere, te li cito lì e ti spiego tutto lì perché è un compagno questo ebook che ti aiuta mettendolo a fianco del libro di Sarno. O vogliamo continuare a imbottirci di cose che fondamentalmente non fanno altro che creare assuefazione. Perché se avessero funzionato, perché saremmo qui? Rispondimi a questa domanda. Rispondimi a questa domanda. Com'è possibile? È possibile, ovvio. E a casa mia 2 più 2 non fa 3, fa 4. Se la matematica non è un'opinione. Certo, a me dissero, signorina, un dermatologo, uno del migliaia, no? Signorina, la medicina non è una scienza esatta. Vaglielo a dire adesso a tutto il bailan che sta succedendo, per cui io sono fortemente infastidita per motivi miei personali di vita che non hanno nulla a che fare con l'agente patogeno. Perché sono successe cose che vanno molto e oltre al di là di quell'aspetto. Anyway. Libertà di potersi connettere a ciò che funziona davvero per te e a non averti qualsiasi cosa ti viene propinato solo perché qualcuno ha detto che è così.
Cos'è un nuovo modello di religione? Come quando c'era il dogma del DNA e poi si è rivelata una emerita invereconda cagata. È stato debanchizzato già tantissimi anni fa. Quindi non hai bisogno di ottenere istantaneo sollievo dal dolore per iniziare a chiederti che cosa ti dà piacere, amore, entusiasmo per la tua vita e quale può essere la visione per il resto della tua vita e per coltivare piacere in nuovi modi di cui magari in questo momento non sai nulla, non sai nulla di te stessa e del tuo corpo, perché non hai avuto lo spazio e il tempo finora per esplorarli. E allora ecco qui un mio input per te: prendi il tuo quadernone o il tuo diario Mindbody e usa le domande che ti rivolgo qui per iniziare ad andare nella direzione del sollievo, e prenditi tutto il tempo che ti serve per aiutare te stessa e rispondere a queste domande. Lo fai per te stessa. Queste domande servono per te, per esplorarti. Queste domande possono mantenerti impegnata in maniera piacevole nell'esplorazione di te stessa per settimane e puoi perderti in questa fantastica ricerca di amore e piacere per te stessa. Scopo. Visione per la mia vita. Sono connessa alla saggezza del mio corpo in maniera regolare ogni giorno. Sto vivendo allineata con i miei valori, con i miei desideri autentici del cuore. So qual è lo scopo della mia esistenza. Se non lo so, come posso scoprirlo? Sto dando il benvenuto a me stessa o sto continuamente mettendo un bavaglio e mettendo sempre gli altri e quello che dicono gli altri e le regole degli altri davanti alle mie? Che cosa riempie il mio cuore di gioia? Cosa mi fa battere il cuore, brillare gli occhi? Qual è il sogno e il segno che ti dice questa è la direzione giusta? E l'ho sempre saputo. L'ho sempre saputo. Cosa mi dà vera gioia? Amore e entusiasmo per la mia vita. I miei giorni sono deliziati dall'entusiasmo, anche per le piccole cose che mi metto a fare o anche soltanto per i miei momenti di ricarica, di pace e tranquillità. Quanto entusiasmo, quanto amore sento per la mia vita, per il mio lavoro, per me stessa, per le cose che faccio. Come posso coltivare maggiore vitalità e benessere nelle mie giornate? Come posso creare più ritagli di tempo per sintonizzarmi in maniera affine con me stessa ogni giorno? Piacere. In quali altri modi posso esplorare il piacere nelle mie sensazioni sensoriali, nel corpo? Piccole cose, semplici cose come un respiro consapevole. Qui sotto trovi anche la playlist dedicata alla respirazione e lo in breathing. E by the way, ho una nuova pratica di respirazione ritagliata proprio per donne colpite da dolore pelvico, in cui guido le donne in sessione quando me lo chiedono, quando ne sentono il bisogno, proprio per collegarsi a queste componenti fondamentali per il sollievo da stress e dolore, per creare la vita che vogliamo. Che cosa mi fa sentire bene al sicuro? Cosa mi fa sentire coccolata e amata? Fai una lista, fai un po' di ricerca per te stessa e chiediti in che modo puoi ritagliarti più tempo per questi piccoli piaceri che sviluppano grande benessere, perché sono cumulativi nel tempo.
Man mano che ti arrivano le risposte a queste domande, queste sono le chiavi reali per il tuo personale sollievo duraturo da sintomi, stress e dolore, per riprenderti il tuo potere di creare benessere e gioia. È una vita a tua immagine e somiglianza. E come ti ho già detto, non hai bisogno di essere completamente libera dai sintomi per iniziare a fare questa pratica. Ovviamente, se hai bisogno di maggiore guida e più aiuto, sono qui per aiutarti. Qui sotto, nel box info, trovi tutte le modalità per iniziare a lavorare con me. Si inizia con un consulto gratuito di 20 minuti, in modo che io ti possa illustrare tutta la carta dei servizi che sono offerti attualmente. E se nel caso in cui ti sentissi già pronta per un percorso strutturato, sempre qui sotto trovi il link per prenotare le tue sessioni oppure per abbonarti alla MindBody University and Community di Libertà dal Dolore. Se ti è piaciuto questo video, metti un bel like, attivati la campanella delle notifiche. Ancora una cosa, iscriviti al canale e condividi questo tipo di contenuti con altre donne e altre persone che normalmente non li vedrebbero nei loro feed o altrove online. Come sempre, ti mando un abbraccio e un bacione qui dal mio studio a Roma e ci vediamo, ci sentiamo.